Perché dire le cose nuove bisogna porre e porsi domande nuove, questa è una frase sua, per capire il mondo attuale, quello che succede oggi nel mondo, bisogna essere in grado di porsi le domande adeguate al tempo in cui viviamo, che interpretino il tempo in cui viviamo e sappiano raccontarlo. La scelta di Svetlana è una scelta sicuramente di alta coscienza letteraria, però è anche, comprende quello che lei chiama l'elemento filosofico. C'è, da questo punto di vista, secondo me, un elemento veramente fondamentale che è quello della curiosità. La curiosità non è una parolaccia, la curiosità vuol dire un'attenzione al mondo, all'attenzione agli altri, volere capire chi sono, cosa pensano, cosa hanno sofferto, cosa fanno, però questo elemento va insieme a un altro elemento che è quello che viene quasi da sé, secondo me, se uno è sanamente curioso, che è quello della generosità. In Svetlana io vedo queste due cose unite a un terzo elemento, sempre per parlare dell'elemento filosofico, che è la compassione, che è questa capacità di aderire ai problemi degli altri, di capirli, di investirsi nei problemi degli altri, di partecipare fino in fondo di tutto questo. In questo io vedo anche, come dire, una qualche parafrasi evangelica, diciamolo, San Paolo dice a un certo punto la speranza è importante, la fede è importante, ma l'unica cosa veramente importante è la carità, l'amore, l'amore per il prossimo, l'attenzione per il prossimo. Io credo che questa sia una grande caratteristica di Svetlana, però la domanda che vorrei farle è un'altra. Mentre parlava, mi veniva in mente due articoli di tanti anni fa sulla rivista Tempo Presente, di cui erano direttori Silone e Chiaromonte, sul tema che cosa rimane. Che cosa rimane dopo la Prima Guerra Mondiale, dopo le atomiche, dopo Auschwitz, eccetera. E Silone dice, rimane il Padre nostro, rimane affidarsi a un'entità superiore perché l'uomo da solo non ce la fa, non ci riesce. Silone era un credente. Chiaromonte, laico fino in fondo, e Silone era anche, come dire, figlio di contadini e ex comunista. Silone era un borghese liberale di buona famiglia. Chiaromonte dice: rimane il ricordo della dignità dell'uomo, di quello che l'uomo è stato capace di fare nei momenti migliori della storia. Rimane la fiducia che l'uomo possa ritrovare la forza di questi momenti, che ne so, il Rinascimento, che ne so, insomma, i grandi momenti positivi della storia, in cui la storia sembrava aprire delle prospettive nuove. Ecco, cosa rimane per Svetlana? Думаю, что любовь остается, конечно. Io penso, sono convinto che rimane l'amore. L'amore rimane. Это можно назвать Богом, Отцом нашим. Questo amore può essere chiamato Padre nostro, Dio. Потому что я совершенно уверена, что человек может говорить вот так до конца, до нутра своего, только если он видит, что ты искренен и добр, доброжелательно слушаешь это, а не просто задание газетное выполняешь. Io sono sicura che l'uomo deve dire fino in fondo quello che lui vuol dire, quello che esprime, ma lo può fare solo se lui lo fa essendo una persona sincera e buona.
e non seguire quello che o farlo o scrivere, parlarne seguendo gli ordini di qualcosa che è stato detto dalla stampa o da altri enti. И, конечно, остается слово, будем надеяться, хотя все больше доказательств, что когда-то на Марсе была жизнь, цивилизация, но она куда-то исчезла. Может, она где-то там на сфере хранится, но мы ее не знаем. E poi c'è un altro elemento importante, la parola è essenziale perché quella rimane e forse, anzi, ci sarà senz'altro sul pianeta Marte c'era stata vita, penso, pensiamo, una vita vera che parlava forse, magari adesso non c'è più, ma secondo me esiste sempre qualcuno da Mars, dal pianeta Marte che vive da qualche parte su un altro mezzo pianeta. Però anche loro si esprimevano in qualche modo. Я думаю, что жизнь — это большая духовная работа, это не просто биологическое какое-то пребывание на Земле. Io penso che la vita è un profondo lavoro dell'anima e non un compito biologico, prettamente. И я не коллекционирую ужас, я коллекционирую вот этот человеческий дух. Io non sono un collezionista di terrore o di cose tremende, io sono un collezionista dell'animo dell'individuo. Я помню, как после Чернобыля люди, которые жили, это было советское время, и все были атеисты, они разочаровались мгновенно в науке, в марксизме, и они пошли в церкви были забиты людьми. Тра l'altro, mi ricordo che dopo Chernobyl, che era l'epoca sovietica, le persone erano molto atei, cioè non credevano, però dopo l'episodio di Chernobyl erano così sconfortati, così scoraggiati, che sono ritornati verso la chiesa, tant'è che in quel periodo dopo Chernobyl le chiese non sono mai state così piene. И я помню, как меня поразило, когда один раз я вошла в церковь, началась служба, и священник молчал. Io mi ricordo che sono rimasta molto stupita quando sono entrata in una chiesa un giorno, c'era la messa, ma il sacerdote stava zitto. У него, как и у людей, которые пришли в церковь, тоже, как я поняла, не было слов. Perché il sacerdote, come le persone che erano presenti in chiesa, da quanto ho capito, non trovava le parole da dire. Ну, то есть говорить от себя он не мог, поскольку он должен был некий смысл произнести для людей. Perché il sacerdote certo non poteva parlare di se stesso, assolutamente no, perché le parole che doveva pronunciare dovevano avere un certo qual significato per le persone che lo ascoltavano in chiesa. Ну, вот это пребывание в церкви, вот это 40-50 растерянных людей, это было очень сильное впечатление. Però devo dire che la presenza all'interno di questa chiesa, di queste 40-50 persone veramente perse, mi ha profondamente colpito. А потом они стали петь псалмы. E poi queste persone hanno cominciato a cantare i psalmi. То есть вот такой, и я тогда подумала, получается, у нас ничего нет, кроме вот Библии. То есть вот все мы пишем что-то, а ничего потом друг другу сказать не можем. E poi le persone hanno cominciato a cantare e ho pensato che noi di che cosa possiamo parlare? C'è la Bibbia, certo, però noi non abbiamo scritto la Bibbia. Dunque, se queste persone hanno cominciato a cantare, poi vuol dire che pensavano a qualcosa. Ну, я, конечно, не права. Человеку нужно для жизни много чего. Нужна красота, нужна любовь, вот, найти близкого человека. Это все, конечно, нас спасает. Però io non ho certamente ragione, per carità, però io dico che l'essere umano, l'uomo, ha bisogno di tante cose, in particolare ha bisogno di bellezza, di amore, ha bisogno di trovare un amico,
un compagno, una persona con la quale stare e parlare. Questo è. Так что я мне нечего особенно вот ответить на ваш вопрос, поскольку я видела людей в экстремальной ситуации очень растерянными. Pertanto io non ho altro, non avrei altro da risponderle su quanto lei mi ha chiesto, perché io ho visto troppe persone che si trovavano in situazioni veramente estreme, ma veramente estreme. E уже все эти наши литературные игры, которые мы пользуемся каждый день, там уже не утешают. E tutti questi nostri giochi letterari, come mi permetto di chiamarli, non tranquillizzano queste persone, non gli danno pace. И почему я эту книгу писала дольше, чем все другие книги? Я писала ее 11 лет, потому что человек, Чернобыль, человека выбросило в совершенно новую историю. E perché ho messo tanto tempo a scrivere questo libro? Ci sono voluti 11 anni per scrivere il libro su Chernobyl. Ma perché Chernobyl, dopo quello, le persone sono state buttate via, così, buttate fuori e non è rimasto più niente. Люди, которых я расспрашивала, я сама, у нас у всех было ощущение, что кино, ни в каком кино мы это не видели, ни в какой книге мы это не читали, то есть мы были без ничего. E anche le persone con le quali mi sono intrattenuta erano d'accordo nel dire che nessuno non poteva parlare di Chernobyl, cioè nessun cinema, nessun libro, niente di niente avrebbe avuto la facoltà di parlare di questo. E ogni книга моя, она представляет собой, что не куча кошмара собрать, а собрать некую вот новую философию, новый взгляд на какое-то событие. Per questo che per il mio libro non volevo che il mio libro fosse veramente un mucchio, un cumulo di catastrofe, di cose, di anche di incubi, ma volevo creare un qualcosa di nuovo, una via nuova, qualcosa che desse, diciamo, un soffio di aria, di speranza. E lì devo dire che il compito per me è stato molto difficile, molto complicato. Появлялись десятки, даже сотни книг таких обвиняющих русских или обвиняющих коммунизм, но это было поверхностно очень. Sono poi nati decine di libri, più di 12 libri che hanno cominciato ad accusare i russi, il comunismo, eccetera. Però era tutto, diciamo, aria fritta, cioè nel senso non era questo il. Конечно, я себе позволить этого не могла, и поэтому надо было много времени, чтобы найти в людях, в себе, в окружающей природе, найти вот эти новые какое-то знание. E io non potevo permettermi di inventare qualsiasi cosa, niente. Io avevo bisogno di tempo, appunto, per trovare nell'essere umano, nell'uomo, ma anche in me, trovare degli elementi, dei dati ispirati alla natura che mi circondava, alle persone che incontravo, perché non potevo inventare qualcosa scrivendo questo libro. Недавно я была в Фукусима, и я поняла там, что конечно, даже самая высокая технология на сегодняшний день бессильна вот в таких ситуациях, когда вот что касается атомной энергии, что касается природы, ее она намного сильнее нас. Но я уже была вооружена все-таки чернобыльским знанием. Poi sono stata a Fukushima e devo dire che ho capito subito, stando lì, che la tecnica è impotente assolutamente in certe situazioni, assolutamente, perché non poteva capire né l'atomo, né la natura, eccetera. La natura è sempre più forte, anche della tecnologia più avanzata. Ed è lì che io sono stata fortemente colpito e ho capito che dovevo prendere tempo per scrivere poi le cose vere. I grandi artisti sono tante cose insieme, sono in questo caso scrittrice, storica, antropologa, filosofa anche. Ma direi che il perno, se uno deve trovare un perno della sua azione, è in una frase che ha scritto da qualche parte,
in cui dice che la sua molla vera è una disinteressata attenzione al prossimo. Ecco, io questa piccola formula, che non è pretenziosa, che non è altamente filosofica, che è disinteressata attenzione al prossimo. Che è forse anche una cosa che comprende l'amore, ma è anche qualcosa di diverso dall'amore, perché è anche una preoccupazione per il prossimo, per la storia, di nuovo, per il piccolo uomo travolto dalla politica, dalle guerre, dal disastro ecologico, insomma dalla storia. È una storia nuova, perché su questo Svetlana ha sempre insistito: viviamo in un mondo diverso da quello di prima, e il problema è confrontarsi con questo mondo di adesso e trovare i modi per poterlo fare in modo efficace, che incida nella nostra mente, nella nostra comprensione delle cose, e ci aiuti a capirle, ma anche ad agire in qualche modo, non solo a reagire all'orrore del mondo, insomma. Ecco, questa formula della disinteressata attenzione al prossimo forse è una chiave di lettura per tutta l'opera di Svetlana. Insomma. Il disinteresse è importante, ecco, è una forma d'amore, per l'appunto. Andare al sodo, non muoversi nella superficie, cercare, scavare, insomma. Cercare di capire e di aiutare gli altri a capire. Ecco, io, per quello che mi riguarda, finire qui, cioè con il mio ringraziamento, e credo ringraziamento di tutti noi, per questa capacità di comunicarci questa attenzione, non ipocrita, non alla storia, ai problemi del prossimo, quello che il mondo sta soffrendo oggi, non nei potenti, di cui è giusto disinteressarsi e anche detestarli e lottare contro di loro, ma per quelli che continuano a essere le vittime della storia, quelli che la storia travolge, anche quando indirettamente o indirettamente possono essere complici del loro disastro. Есть темная сторона искусства. С точки зрения в том, что искусству интересен одинаково и палач, и жертва. Есть темная сторона искусства. Allora, volevo dire che esiste il lato oscuro dell'arte. В том, что искусству одинаково интересен и палач, и жертва. Perché l'arte interessa sia alla vittima che a chi crea la vittima. И, конечно, это в нашей истории это совершенно фантастическим образом устроено, особенно в сталинское время. Сначала палач, потом жертва. Сначала палач, кто мучает другого. Потом жертва. Потом жертва становится палачом. Это такая цепочка. Cioè, nella storia, tra l'altro, nella nostra storia tutto questo è molto complicato. Già all'epoca di Stalin, ad esempio, si diceva che il palaccio, cioè il boia, possiamo dire, o colui che crea la vittima, cioè colui che crea la vittima, il boia, più la vittima. Poi dopo un periodo la vittima a sua volta diventa un torturatore o un boia. И в каждом человеке есть материалы для того и для другого. In ogni essere umano esiste un materiale sufficiente per essere sia l'uno che l'altro. Я очень много рассказов слышала, и люди часто с недоумением говорили даже о себе.
Я не знал, что я мог написать донос, но я написал. E io ho sentito molte storie in cui mi dicevano che molte persone non sapevano neanche che quello che avevano fatto era stata una denuncia e non sapevano di aver denunciato o tradito qualcuno, ma non lo sapevano, anche se lo dicevano. Я спасал, non se ne rendevano conto. Начинает искать оправдание, я спасал ребенка, я спасал жену, там родителей. Anzi, cominciano a giustificarsi dicendo: ma io ho salvato un bambino, ho salvato i genitori. И вообще покаяться это очень большая работа, это надо уметь. Вот у нас это не получается. E bisogna sapere affrontare questo, ed è difficile, e spesso non riusciamo a farlo, noi come scrittori. Да, вся страна вот после советского времени это море крови и никто не хочет каяться. Io devo dire che tutto il paese, anche dopo il periodo sovietico, è un mare di sangue. E nessuno non può sfuggire a questo mare di sangue. Это, конечно, особая духовная работа, вот уметь это делать. Вот все учатся медитации, там, но никто не учится вот этой духовной медитации. Oggi molto, è un grosso lavoro, dicono che bisogna fare un grosso lavoro sull'anima dell'individuo. Oggi molte persone per capire l'individuo fanno meditazione o altre forme di studio, invece nessuno non pensa a fare la meditazione dell'anima della persona. Например, я просила сотни людей, которые воевали русских, воевали в Афганистане и убили около миллиона афганцев. Io ho conosciuto centinaia di russi che sono stati in Afghanistan, che hanno ucciso migliaia di persone, ma quando io parlavo con loro non si sono resi conto che hanno ucciso migliaia di persone. И каждый говорит мне, незачем каяться, я тоже пострадал, я инвалид, или так тяжело там было. E poi si giustificano, dicono: ma io non sapevo, ma anch'io ho sofferto stando in Afghanistan, ho sofferto anch'io, poi sono un invalido, e sempre questa giustificazione, e hanno paura di questo stato d'animo, ed è questo che è difficile per noi come scrittori da rendere, da capire. E даже еще я застала людей, которые пережили сталинское время, и они тоже говорили, что им нечего каяться. Io mi ricordo che ho parlato con delle persone che hanno superato, sopravvissuto al periodo di Stalin, e anche lì, quando parli con loro, hai l'impressione che non si rendono conto, cioè non hanno proprio capito. Бывшие надзиратели говорили, у нас такие инструкции были. I vecchi sorveglianti, gli ex sorveglianti dei luoghi di così di sofferenza mi dicevano: ma noi, io l'ho fatto, ma ho ricevuto gli ordini per fare quello che ho fatto. Я помню, как меня потряс рассказ одного, кто возглавлял вот команду, которую расстреливали. Io mi ricordo che sono stata molto scossa dal racconto che mi fece il capo responsabile che gestiva la fucilazione delle persone. И он мне говорил, какая это тяжелая работа расстреливать. E lui mi disse: ah, malaggia, che lavoro pesante è fucilare le persone. È un duro lavoro. Что он даже для своего отряда затребовал массажиста, потому что указательный палец, тогда наганы были такие, что надо было нажимать, ну, у них выходили из строя. E poi addirittura mi raccontò che lui chiese per il suo gruppo, non di diciamo di fucilatori, che aveva chiesto l'intervento di un massaggiatore, perché disse che il dito che appoggia, no, che spara, il dito dei suoi uomini soffriva di problemi e che avevano bisogno di un massaggio per alleggerire le sofferenze di questo dito che schiacciava sul fucile. E quando
мы даже с друзьями, которые живут там внутри всего этого, собираемся, и многие удивляются, откуда Путин. E per quello che io con degli amici quando ci riuniamo in quei posti lì e parliamo e molti ci stupiamo e ci poniamo la domanda, ma dove sta Putin? Или когда я приезжаю в Европу и вот так встречаюсь, и мне говорят, а откуда Путин? E poi io quando vengo in Europa la gente così incontro le persone che mi dicono, ma Putin dov'è? Годы, вот мы демократы, мы были романтиками, мы думали, что свобода вот будет завтра. Noi negli anni 90 eravamo dei romantici e pensavamo, beh, la libertà è lì, subito. In Occidente arriva subito la libertà. Уйдут коммунисты, начнется какая-то красивая жизнь. Anzi, pensavamo, essendo ottimisti, che i comunisti se ne andranno e comincerà una gran bella vita per noi. Очень хорошо об этом сказал художник Кабаков, Александр Кабаков. Он, да? Ha parlato molto bene di questa situazione un artista che si chiama Kabakov. Он сказал, что когда был коммунизм, мы боролись с этим чудовищем коммунизм, и мы себе нравились. Dice che quando c'era, ha detto che quando c'era il comunismo, noi lottavamo contro questo comunismo e ci stupivamo di poter lottare contro il comunismo. И вот мы убили это чудовище. E però noi abbiamo ucciso questo miracolo del comunismo, l'abbiamo ucciso. E quando мы оглянулись, мы увидели, что нам надо жить среди крыс. Però quando ci siamo girati, ci siamo resi conto che adesso ci toccava vivere in mezzo a pantegane, topi grossi. Что из человека столько полезло страшного, что стало понятно, что свобода не будет. E che dall'uomo era uscito fuori delle cose talmente brutte, talmente, diciamo, non accettabili, che avrebbero perso la libertà. Так вот, откуда Путин? Вот из этого народа, вот откуда Путин. Allora, da dove viene Putin? Putin viene proprio da quel popolo lì. И жалко, что мы только через 20 лет поняли, что свобода – это долгий путь. È un peccato che ci sono voluti 20 anni per farci capire che la libertà è una strada molto lunga da percorrere. E вот все мои 5 книг – это попытка рассказать вот такая энциклопедия коммунизма. E nei miei 5 libri ho fatto il tentativo, è un tentativo di creare una sorta di enciclopedia del comunismo. Попытка рассказать, что коммунист не умер. È un tentativo di raccontare, che di dire che il comunismo non è morto. E не скоро умрет. E non è pronto da morire, non morirà presto. Вот этот новый популизм, который шагает по земле, это все какие-то разновидности коммунизма. Tra l'altro, questo nuovo populismo che si sta espandendo, strisciando sulla terra, è una specie di sottoprodotto del comunismo. Una рама del comunismo. Так что я отношусь к тому поколению писателей, которые очень серьезно относятся к своему ремеслу. Per quello che io mi rivolgo sempre a quella generazione di scrittori che considerano molto seriamente il loro lavoro e la loro missione. Мы ставим себе такую наивную задачу все-таки помочь человеку. Perché noi scrittori ci siamo dati un obiettivo, una missione molto ingenua, cioè aiutare l'essere umano.